presepi è opinabile, come tutta l'arte. L'arte è così. Siamo in Piazza San Pietro, dove quest'anno è stato allestito un presepe molto particolare. È un presepe fatto negli anni 60 da allievi e professori di una scuola d'arte che si rifà a una visione dell'arte primitivistica, scopiazzando un pochino Picasso e scopiazzando anche Modigliani. Interamente realizzata con la ceramica della cittadina abruzzese di Castelli, questa è una natività fuori dal comune. Ai personaggi tipici della tradizione si uniscono figure insolite come un astronauta e un guerriero con l'elmo fregiato da un teschio, elementi di novità che hanno disorientato, se non addirittura indignato, alcuni fedeli. C'è chi lo trova particolare e chi magari non lo trova di suo gradimento, come tutte le cose quando sono un po' diverse dal comune, dal visuale, diciamo. Ci voleva forse quest'anno più che mai qualcosa di più tradizionale per far sentire che qualcosa è rimasto uguale. Invece hanno cambiato anche il presepe e questo penso che abbia creato un altro piccolo smarrimento nello smarrimento che già c'è. Mi piacciono più quelli tradizionali, tra virgolette vecchi, come li vogliamo chiamare. Quindi questo qui un po' più... Non mi entusiasma. L'arte ha vari aspetti, quindi insomma quest'anno è stato scelto questo. Alla fine è un tempo freddo, quindi la pietra rappresenta un po' il tempo freddo che stiamo vivendo in tutti i sensi. Fa schifo un presepe vedere così, orribile. Ci voleva un presepe come rappresenta la Sacra Famiglia, come vediamo noi nelle icone, come è scritto nella Sacra Bibbia. Quindi è rimasta delusa? Delusa, è poco dire delusa. Sono scandalizzata, se posso dire. È un'offesa ai cristiani e un'offesa alla cristianità. Sembrano marziani, dietro c'è una specie di demone. L'anno scorso c'erano i migranti nudi e adesso c'è sta questo qua. Quindi ogni anno ci riserva delle belle sorprese. Questa edizione della Natività sembra non essere riuscita a farsi largo nel cuore del pubblico e il professor Zenone ha una teoria a riguardo. È un presepio che ha uno spirito sessantottino, purtroppo è nella linea del trionfo del brutto dell'arte sacra contemporanea. La Chiesa Cattolica, più o meno da 60 anni a questa parte, è in una profondissima crisi di fede e di fatti vediamo le chiese oggi sono orrende, non ispirano sacralità, non ispirano trascendenza.